una battuta sui tavoli di domani, assessore. Sì, noi nel nostro tavolo, il tavolo numero 3, ci occuperemo di infrastrutture, lavori pubblici, porti, aeroporti e connettività della Calabria. Approfondiremo tutti i temi propedeutici alla nuova programmazione per tentare di dare un impulso a molte opere che oggi sono ferme e a molte opere che devono essere ancora pensate. Stiamo pensando anche di inserire oltre ai corridoi principali, i corridoi TEN, anche le reti di accessibilità ai corridoi stessi, proprio nella ratio della nuova normativa di programmazione europea. Senta assessore, si è fatto un gran parlare dei porti in Calabria, una leva importante per il turismo, so che ci sono dei piani di sviluppo di questi porti, una battuta su questo? Sì, stiamo cercando di dare nuovo impulso sia perché ogni porto possa sfruttare appieno le proprie potenzialità, siano esse quelle turistiche che quelle commerciali, cercando sia di sviluppare le peculiarità attuali e anche di implementarle con ulteriori possibilità di utilizzo da parte dei fruitori che possono essere i turisti piuttosto che le aziende per il trasporto commerciale. Per quanto riguarda invece la rete ferroviaria, sappiamo che c'è una zona, diciamo così, un po' poco coperta. Che tipo di sviluppo c'è su questo? Assolutamente sì, la settimana scorsa con l'Agenzia Sviluppo e Coesione abbiamo approfondito, così come col Ministero delle Infrastrutture, che c'è la zona ionica, il Basso Ionio, da Catanzaro Reggio Calabria, che assolutamente ha delle attività ferroviarie non presenti. Sulle infrastrutture.